Ecco, stiamo dando inizio alla registrazione. Buonasera, siamo qui, oggi è giovedì 22 marzo, siamo al nostro secondo webinar. Questo è dedicato, sarà dedicato specificamente ai twinning per chi è con noi ma non fa parte del nostro progetto. Vorrei innanzitutto dare il benvenuto a tutti e spiegare che appunto questo è un webinar di formazione all'interno del progetto Erasmus Plus Team for CLIL, che è un progetto K1 dedicato quindi alla formazione dello staff. Ad oggi abbiamo avuto due mobilità, quindi due gruppi di docenti che si sono spostati in mobilità su Chester in Inghilterra, abbiamo avuto un'altra mobilità verso la Germania e avremo nell'arco del periodo di durata del progetto, molte mobilità nel periodo a venire. Abbiamo all'interno del progetto definito una serie di incontri di formazione, come dicevo, questo è il secondo, e poi ce ne saranno altri di cui vi parlerò più in là nel corso del webinar. Io sono Simona Bernabei, sono qui perché sono una docente di lingua inglese di scuola secondaria di secondo grado e sono referente pedagogico regionale per la Toscana di Twinning. Con me ci sono la collega Daniela Calzoni e la collega Luisella Mori, entrambe e-twinner ed esperte CLIL. Luisella è esperta CLIL e formatrice CLIL. Luisella è anche ambasciatrice Twinning per la Toscana. Mi aiuteranno in questo nostro percorso pomeridiano per spiegarvi più o meno come procederemo. Abbiamo un foglio di presenze che via via, il cui link via via Luisella mi aiuterà a mettere in chat. Quindi la prima cosa da fare è firmare la vostra presenza e poi via via metteremo anche altri fogli vi daremo come indicazione perché ci saranno poi l'attività di cui vi darò spiegazione verso la fine del webinar. Insomma, quindi tenete d'occhio la chat. In particolare, se avete domande specifiche su quello che via via noi diremo, vi prego di non utilizzare la chat, ma di utilizzare il foglio per le domande che vi verrà indicato anche questo, anche il link al foglio per le domande vi verrà indicato in chat. Questo perché così possiamo avere tutte le domande insieme e può essere utile, insomma, per rispondere anche con più calma rispetto al tempo del webinar. Vi ricordo che ovviamente voi siete collegati, quindi lo ascoltate in diretta, ma per chi non avesse potuto ascoltarlo, non potesse ascoltarlo in diretta, questo webinar che stiamo registrando sarà caricato su YouTube, sul canale Twinning Toscana di YouTube, tempi tecnici, quindi il tempo di poterlo sbobinare, diciamo, e poterlo caricare. Per cui rispetto all'altra volta non abbiamo fatto diciamo, per la verifica della presenza, non abbiamo realizzato un modulo, ma un modulo a cui voi dovevate rispondere, quindi c'erano delle domande a cui voi dovevate rispondere, ma l'attività sarà leggermente diversa e poi vedremo di che cosa si tratta. Io darei la parola, se siete d'accordo, a Daniela, perché Daniela, vi ricordate l'altra volta, il webinar ci eravamo lasciati con delle domande alle quali non avevamo risposto. Quindi chiederei la cortesia a Daniela di attivarsi il microfono e È di. attivato, mi sentite? Perfetto, vai Daniela. Salve, buonasera a tutti. Sono Daniela Calzoni e appunto sono qui, prendo giusto 5 minuti per rispondere brevemente alle domande che erano state appunto scritte e formulate nel foglio delle domande per quanto riguarda diciamo il webinar relativo a CLIL. E comunque queste risposte, soprattutto i links di collegamento,
li caricherò comunque sul TwinSpace, quindi sono accessibili a tutti senza che dobbiate adesso prendere appunto di tutto ciò. Le domande erano non tantissime in realtà e tre erano praticamente la stessa domanda, ovvero è possibile avere le slide e il materiale in formato elettronico? Allora, in realtà sì, perché era già stato caricato sul TwinSpace Theme for Clil. Basta che voi, dopo magari Simona ribadirà come andare su TwinSpace. Comunque sul TwinSpace Theme for Clil ci sono vari folders, vari, e all'interno di questi folders ho caricato via via i file che sono in formato appunto slide presentation per quanto riguarda le slide relative al primo webinar di CLIL, ma ho anche caricato come slide gli interventi fatti a Manchester, no, scusate, a Chester, dal Sarah Lister dell'Università appunto di Manchester, per coloro appunto che hanno già effettuato la mobilità linguistica di formazione linguistica a Chester. Comunque sono appunto slide interessanti per tutti, non solo per coloro che sono andati a fare la formazione a Chester. E qui ci sono, oltre a questi folder con le slide, ci sono anche alcune immagini e poi ci sono tutto il materiale anche che era stato, diciamo, presentato nel primo webinar. Quindi, ripeto, sul TwinSpace. La seconda domanda, cioè queste appunto erano tre domande, la stessa cosa. La seconda domanda erano siti web utili per accedere a contenuti autentici in inglese su argomenti vari da usare per lezioni di CLIL. E qui io avrei elencato, ho diviso appunto alcuni siti, tanto è inutile magari andare subito a scartabellare le mille cose che si trovano sul web, però ci sono appunto alcuni in particolare molto specifici e didatticamente molto validi, come quello della BBC e anche quello di One Stop English per quanto riguarda CLIL o case editrici, e poi anche ho messo varie risorse media appunto per quanto riguarda CLIL e tutte queste serie di links voi li troverete appunto in questo file che caricherò. E appunto lo chiamerò risposte alle domande sul webinar CLIL. Un'altra domanda era, riguardava praticamente l'elaborazione del contenuto in lingua che assegnarlo più o meno al docente di lingua o no. Allora, non credo, dice, che il docente di materia possa fare un contenuto in lingua. Allora, questa è, come avevo pensato e forse anticipato, veramente un argomento di discussione e a cui non arriveremo mai come soluzione, perché il CLIL appunto viene fatto dal docente di disciplina non linguistica, quindi dal docente di NL. E paradossalmente il docente di lingua non dovrebbe, non sarebbe neanche, non è neanche tenuto a essere coinvolto. Tuttavia non è il nostro caso perché altrimenti non saremmo qui a fare questa formazione e non avremmo appunto partecipato a questo progetto Team for Clear. Il docente di NL dovrebbe usare il più possibile materiale autentico, cioè non deve creare del materiale autentico, non deve creare un contenuto. Il docente di NL dovrebbe prendere il materiale autentico sull'argomento magari da trattare, da presentare, semplificarlo. A volte farlo semplificare anche dagli studenti, dipende appunto dal livello degli studenti. Ovviamente il docente di lingua della scuola offrirà sicuramente un aiuto, perché questo in fondo è il Team for Clear, no? Quindi siamo in questo contesto. E di solito appunto avviene questo lavoro in tandem ed è molto appunto efficace. Tuttavia, ricordatevi sempre che anche tutto ciò che presentate come docenti di NL non necessariamente deve essere perfetto, cioè i mistakes are allowed. Quindi praticamente, ecco, il materiale online si trova, se voi l'avete semplificato, magari non sempre in maniera corretta, non importa. L'importante è ecco, saper scegliere. Questo richiede tantissimo tempo, è vero, il tempo da dedicarci per selezionare il materiale da utilizzare è tantissimo. Però una volta che vi siete creati un po' la vostra banca dati, ma soprattutto adesso,
penso che lo scopo del nostro progetto sia quello anche di condividere quello che ognuno prepara, quindi bene o male ci troviamo un po' avvantaggiati in questo senso. E quindi tutto questo viene fatto dedicandoci appunto tanto tempo, che non è tempo perso, perché bene o male, appunto, io vedo i miei colleghi nella scuola appunto dove insegno, soprattutto il collega di scienze che è da tanti anni che svolge CLIL, che lui ormai si è creato un proprio database che ha condiviso anche con altri colleghi, quindi insomma più si va avanti a un, diciamo, a un processo di step by step, ecco questo ci tenevo a dirlo. Un'altra domanda era, in una lezione CLIL è necessario attivare tutte le thinking skills, le abilità cognitive di cui parlammo nel primo webinar indicate nella tassonomia? Beh, direi di no, ovvero tutte insieme sono troppe. Le thinking skills semplicemente ci offrono, diciamo, un approccio graduale allo sviluppo delle varie abilità cognitive dello studente, e per questo possiamo un po' selezionare ciò che vogliamo. A volte, per esempio, è necessario per un tipo di attività stare su quelle che, vi ricordate, abbiamo chiamato LOT, le Lower Order Thinking Skills, quelle diciamo di più basso grado di, diciamo, di attività, mentre più si va avanti, appunto, cercare di rendere tutto più HOTS, quindi lavorare sulle Higher Order Thinking Skills. Comunque l'importante, secondo me, è rendere sempre gli studenti consapevoli di quello che stanno facendo, ovvero quando praticamente cioè, lavoriamo tutti con un'attività o proponiamo delle attività, come negli esempi che facemmo nel tuo webinar, vuoi quello che riguardava per esempio il puzzle linguistico per quanto riguardava JAMA, oppure la mind mapping, fargli capire quali sono le abilità che stanno sviluppando in quel momento. E avrei qui un link che ora provo a mettere, dove c'è un articolo molto interessante, l'ho postato, però comunque lo troverete anche questo nel file che metterò sul TwinSpace, dove appunto si dice di fare tutto in maniera, diciamo, graduale. E poi ecco, grosso modo, ecco, sì. Allora, avrei bisogno di sapere dove si trova il materiale, quindi questo l'ho detto. Ecco, queste erano le domande specifiche che erano state fatte, diciamo, nel foglio che aveva appunto predisposto Simona al termine del webinar della volta precedente. Mi chiedo a questo punto se ne avete altre, magari fatele ancora e unitele a quelle magari che sono. Che verranno fatte oggi per quanto riguarda i training made easy, oppure insomma, magari comunque ci risentiamo, abbiamo le email, insomma, siamo qui appunto per collaborare sempre. Non so se sono stata abbastanza chiara e sintetica, Simona. Sei stata chiarissima, Sei molto stata sintetica, e quindi credo chiarissima. Io che caricherò queste risposte ora su TwinSpace, comunque. Va bene? ok, Con i perfetto. file. Con i links, scusate. Ok. Allora, io sento drammaticamente un ritorno. Ditemi se vi sentite chiari e senza ritorno, perché se così è, ora mi sembra a posto. Per un attimo ho sentito. Forse perché mi ero sovrapposta alla tua voce. Scusate se vi chiedo continuamente di darmi un feedback sul livello della voce, ma siccome siamo ovviamente stiamo usando, anzi, ringrazio i Twinning per metterci a disposizione questo spazio, che è uno spazio gratuito a cui noi possiamo accedere, ma che chiaramente per ovvi motivi, essendo un'applicazione free, non ha, diciamo, la consistenza delle applicazioni a pagamento. Insomma, della stessa versione Adobe Connect di quando voi, per intenderci, seguite i webinar che vengono gestiti dall'Unità Nazionale Twinning. Quindi siamo, diciamo, molto contenti di questa possibilità, ma dobbiamo avere anche un po' di pazienza perché questo strumento che ci consente di parlarci da una parte all'altra della Toscana ha ovviamente alcuni limiti. Quindi scusate, ripeto, se vi chiedo se mi sentite o meno, perché l'altra volta c'è stata una specie di devastante eco alla fine del webinar. Allora, io comincerei, siamo oggi su un incontro specifico sui twinning. Naturalmente, dal momento che vi trovate qui, tutti quanti siete iscritti, avete un profilo di twinning, molti di voi lo stanno utilizzando per
registrare la propria esperienza in mobilità. Qualcuno di voi ha partecipato ai nostri vari incontri, tutti quanti voi avete partecipato agli incontri di Firenze e di Pisa, quindi sicuramente non siete nuovi di Twinning, nel senso che ne avete sentito parlare, avete cominciato a muovervi all'interno della piattaforma e quindi siete, diciamo, in un primo step all'interno della piattaforma. Twinning è quindi, non vorrei tanto dilungarmi su elementi, diciamo, di descrittivi, introduttivi, quanto darvi un po' una cornice su quali sono, diciamo, le idee che sono alla base di Twinning e quali sono le potenzialità di Twinning a livello proprio di visione e di concetti, e poi darvi delle indicazioni su alcune possibilità che ci sono in questo momento e alcune novità che ci sono all'interno della piattaforma. Questa è quella all'interno della quale ci troviamo, è una comunità, una community dedicata allo staff delle scuole, quindi direi che già questo è un punto di grande forza che Twinning ha, perché ci offre la possibilità di spalancare la porta della nostra aula verso altre realtà totalmente diverse. Non è un concetto assolutamente scontato, questo è il momento, viviamo un momento in cui la rete e l'apertura agli altri paesi è estremamente veloce, no? Perché noi viviamo collegati a strumenti che ci mettono in contatto con persone che vivono in tutte le parti del mondo, ma il concetto di proprio poter lavorare e collaborare con colleghi e far collaborare i nostri studenti e comunicare ancora prima che collaborare per poter sviluppare progetti e condividere idee, è un'idea che non è di oggi, non è di ieri, ormai è Twinning una realtà affermata, e Twinning nasce come azione europea, quindi è una sottoazione di Erasmus+, la definisco sottoazione non per sminuirla, d'altronde non avrebbe senso che io lo facessi, visto il mio ruolo e visto che, insomma, mi ci dedico da diverso tempo, ma sottoazione in quanto appunto è un'azione più piccolina che nasce all'interno di Erasmus+. Noi ci troviamo qui grazie al finanziamento che ci ha concesso l'Agenzia Nazionale Erasmus+, e in particolare utilizziamo i Twinning per una serie di scopi, per una serie di obiettivi. E diciamo che chiaramente Twinning, come ovvio, si può utilizzare in tutti i momenti della didattica, può essere utilizzato da tutti i docenti di tutte le discipline e soprattutto di tutti gli ordini di scuola. È uno spazio, è una scatola che ci offre un'opportunità enorme, che è quella della comunicazione in ambiente sicuro, in ambiente protetto, sia per noi che per gli studenti, cioè naturalmente tutti quelli che sono iscritti ai Twinning sono docenti o sono dirigenti, comunque staff della scuola, e i docenti a loro volta all'interno del progetto possono far accedere gli studenti, e tutto questo avviene in un'atmosfera diciamo, in una realtà protetta. Perché comunque esiste naturalmente sempre il problema dell'identità, delle false identità online, esistono problemi che noi ben conosciamo, perché credo che tutti noi ogni giorno ci poniamo la questione a prescindere dall'età dei nostri alunni. Dunque, alcuni dati velocemente, molto velocemente. Io vi ho messo qui tre pezzetti di foto che sono tratte dal sito, quindi dal portale twinning.net. Vedete i paesi che fanno parte di Twinning, come sapete ne fanno parte i paesi membri dell'Unione, più alcuni altri paesi che sono sempre in crescita, diciamo. Quindi vedete
vedete in giallo ci sono i paesi dell'Unione, i paesi twinning veri e propri, e poi ci sono i paesi twinning plus che sono la Moldova, l'Ucraina, la Georgia, l'Azerbaigian, l'Armenia, la Giordania, la Tunisia. Questi sono paesi twinning plus o twinning plus che hanno, diciamo, alcuni sono proprio recentissimi, come la Giordania, con i quali si possono fare progetti. Poi ci sono i paesi, per esempio, i paesi di oltremare, come la Martinica, ad esempio, che essendo un paese che a tutti gli effetti, dal punto di vista politico, fanno parte della Francia, anch'essi fanno parte proprio, dei paesi twinning. E quindi li vedete anch'essi, vedete, insomma, sono riportati in questi piccoli riquadri. Qualche numero, vedete che i numeri sono interessanti e sono molto recenti perché sono di ieri, quindi vedete 560.000, più di 560.000 insegnanti, 191.000, più di 191.000 scuole e 72.000 abbondanti. Progetti. In Italia i progetti sono moltissimi, le scuole sono molte, vedete anche qui un riquadro di Italia. Ho dovuto tagliare il sud non perché è una parte della Sardegna, e mi scuso con i colleghi, se ci fossero colleghi del sud dovrebbe esserci una collega della Sardegna che è Cinzia Masia e che saluto naturalmente. E semplicemente per motivi di spazio nel foglio, ma insomma chiaramente voleva essere semplicemente uno spunto per dire che le scuole e i docenti e i progetti a livello italiano sono moltissimi. E come sapete o forse non sapete, ma naturalmente se l'obiettivo primario è certamente quello di fare progetti con almeno un collega di un paese straniero, quindi io che sono italiana più un collega di una scuola straniera, da questo può partire da un'idea di progetto comune, può partire un progetto e twinning. Da un paio di anni è possibile anche realizzare progetti fra scuole della stessa nazione, quindi io che sono italiana posso fare un progetto con uno o più colleghi italiani. Questo, se da una parte può sembrare riduttivo, dall'altra può offrirmi un'opportunità incredibile di spazio comune per la collaborazione ed è esattamente quello che noi con Team for Clil stiamo facendo, utilizzando il Twin Space come spazio per condividere lavori, condividere immagini, video, eccetera. Per cui, ecco, e training in questa doppia veste di spazio per la progettazione fra scuole di nazioni diverse e spazio per la progettazione e la condivisione di docenti dello stesso paese, quindi quello che riguarda noi italiani. Appunto, questa è una slide che avevo già fatto vedere a Pisa e quindi la metto qui anche un po' come memo, no? Nel senso che a me piace sempre pensare e ripetere che e-twinning è, come dicevo prima, uno spazio che noi possiamo riempire e ogni volta che questa cosa ce la diciamo agli incontri anche in presenza, vengono fuori delle idee molto carine da parte delle persone che sono presenti in sala, perché effettivamente si pensa sempre solo all'aspetto del progetto. Con gli studenti, che ovviamente ha la parte predominante, ma appunto e-twinning è tante cose oltre a questo. E, per esempio, nei e-twinning ci sono i gruppi che possono essere, appunto, sono dei gruppi che possono avere un senso proprio molto specifico, tematico, e quindi possono aiutarci a fare delle riflessioni, a fare anche formazione, autoformazione su alcuni temi di interesse personale. Possono servirci per esempio per trovare dei partner, può servirci, scusate, la piattaforma può servirci per trovare un partner sia che si tratti di un progetto twinning, ma certamente anche per un progetto Erasmus Plus. L'anno scorso, per esempio, noi abbiamo partecipato come gruppo Twinning Toscana con Laura Maffei, che è uno degli ambasciatori
eTwinning e Daniela Cecchi, che è referente istituzionale eTwinning presso USR, ad un convegno organizzato dal Liceo Volta di Colle Valdelsa, in particolare organizzato dal nostro amico e collega eTwinner Paolo Zanieri, il quale, partito da un progetto eTwinning sulla storia, sulla memoria storica, quindi l'idea di progetto eTwinning, tutto questo poi è diventato un convegno internazionale e lui è riuscito a trovare una serie di finanziamenti, di sponsor che sono, perché naturalmente come sapete il lato diciamo oscuro di eTwinning è che non ci sono finanziamenti, ma poiché è un'azione europea che sta sempre più conquistando un'eco positiva e viene diciamo citata. Viene citato da eTwinning, viene citato in premessa nella legge 107 come esempio di buona pratica e di impiego e di sviluppo del digitale. È importante vedere appunto come questo progetto sia potuto diventare un qualcosa di più, un qualcosa di altro, un qualcosa di più articolato, e questo è possibile perché da un'idea, da un progetto a due si può arrivare veramente molto lontano. E d'altra parte, qui veniamo anche un po' al senso del nostro progetto. Il nostro progetto, ricordo, raggruppa quasi tutti docenti di discipline non linguistiche, affiancati da docenti di discipline linguistiche, perché si parla di CLIL. Quindi, come diceva Daniela, la normativa non prevede che noi dico noi intendendo i docenti di lingue, affianchiamo i docenti di disciplina non linguistica, ma di fatto la collaborazione è assolutamente sempre aperta e molto attiva, e questo è eTwinning, un progetto eTwinning, uno spazio ideale per potenziare le nostre competenze linguistiche, le nostre competenze sul digitale, proprio perché un po' come capita per gli studenti quando fanno CLIL, con i docenti di disciplina non linguistica si sentono meno proprio meno non si sentono valutati dal docente di lingue, ma sono valutati per i contenuti, no? Come certamente non ricevono il classico voto, la classica valutazione per il livello di competenza linguistica, e quindi sicuramente questo li aiuta a volersi esporre di più alla lingua straniera, si sentono meno minacciati in qualche modo. Allo stesso modo, ritengo che questo sia uno spazio che possa consentire a chi volesse di mettersi in gioco e per potenziare le proprie competenze linguistiche nella lingua di interesse, la lingua straniera di interesse, avendo proprio un rapporto con il partner di progetto che diventa un rapporto epistolare, diventa un rapporto di mail, diventa un rapporto di conferenze, videoconferenze, quindi sicuramente è un buon modo per mettersi o rimettersi in gioco se magari si è curiosi di farlo, per esempio ancora prima di pensare di intraprendere un percorso CLIL, no? Quindi passare da un progetto eTwinning che magari possa essere un progetto anche di non ampio respiro, ma qualcosa di molto semplice per iniziare. Un progetto che possa avere anche una durata contenuta, no? Un semestre, un trimestre, perché questo è un po' il senso di eTwinning. eTwinning è proprio perché consente un'ampia flessibilità, consente anche di creare qualcosa che sia assolutamente tarato su di noi, sulle nostre necessità, intendendo nostre come obiettivo di docenti, su un gruppo di studenti specifico, e non abbiamo alcun vincolo di tempo, di spazio, di tema, di modalità. Ecco, questa è una delle cose principali, cioè ci fa sentire estremamente liberi di essere creativi, anche di divertirci, perché no, e di misurarci con queste due cose, cioè con la lingua straniera e il digitale, senza rischiare, fra virgolette, o ancora prima forse di capire se poi vogliamo metterci a fare un percorso
più strutturato sia per quanto riguarda la formazione linguistica e quindi le benedette certificazioni linguistiche che per quanto riguarda il percorso metodologico, che come sapete, insomma, è un percorso impegnativo e anche, insomma, lungo, ecco, se si porta a termine. Effettivamente, passando a questo concetto, questa è un'idea centrale che poi è molto alla base proprio della visione di Twinning. Diciamo che guardando in prospettiva, guardando al futuro, noi possiamo immaginare che il concetto di cittadinanza, di cui, insomma, concetto di cittadinanza, cittadinanza digitale, sono due concetti che quasi si sovrappongono, no? Immaginiamo un futuro in cui i nostri studenti sempre più verranno chiamati ad esprimersi attingendo alle proprie competenze digitali. Quindi tutto questo accadrà quando vorranno partecipare alla vita civile, alla vita politica o semplicemente quando vorranno diciamo, compiere e vivere la loro vita giorno per giorno. Adesso si parla, no, di Internet delle cose, Internet of Things, molti degli oggetti che noi abbiamo intorno sono o possono o saranno comandati mediante appunto degli strumenti digitali. Quindi non è difficile immaginare una realtà in cui per esempio, fare un colloquio di lavoro avverrà soltanto in modalità a distanza, oppure appunto avere sul curriculum esperienze che valorizzino le competenze digitali potrà senz'altro costituire un bonus, se non una condizione sine qua non per poter ottenere un lavoro. Quindi questo, diciamo, è un po' un punto di partenza fondamentale. Vi ho messo qui due o tre documenti di riferimento. L'altra volta a Pisa io avevo parlato di DigComp per le competenze dei docenti, che poi vi riciterò perché, insomma, è un documento molto importante. Qui vi parlerò brevemente di un altro paio di cose che sono alla base dell'idea stessa di Twinning. Uno è DigComp 2.0, che è un meta framework, è il meta framework europeo delle competenze digitali, un po' come esiste un framework per le competenze linguistiche, no? Che è il QCER, così esiste e altri framework decisamente, insomma, non intendo essere certamente esaustiva con quello che sto dicendo. E questo DigComp 2.0 diviso in quattro aree che vi ho messo qui, che sono l'alfabetizzazione, la sicurezza online, la partecipazione e il comportamento. Queste quattro aree ritorneranno fra qualche minuto quando riprenderemo, insomma, quando questa riflessione che sto facendo arriverà di nuovo in eTwinning. Ecco, qui vedete, vi ho messo di nuovo la copertina dell'European Framework for the Digital Competence of Educators. Il precedente si riferiva alle competenze generalmente, no? Ma in particolare degli studenti. Questo invece si riferisce alle competenze digitali degli educatori. Un altro documento di riferimento su cui vorrei riflettere con voi è questo documento, che è un documento dell'OCSE del 2015, che si chiama appunto Students, Computers and Learning, Making the Connection, ed è uno studio. Come sapete, i paesi OCSE il numero dei paesi OCSE è molto più alto rispetto al numero dei paesi dell'Unione, no? L'OCSE comprende molti più paesi. Uno studio commissionato dall'OCSE, le cui conclusioni furono abbastanza, diciamo, comprensibili ancorché sorprendenti, nel senso che da questo studio è emerso che le
competenze per quanto riguarda la comprensione, quindi il reading comprehension, la comprensione alla lettura, le capacità di comprensione dei ragazzi a livello di testi sono inversamente proporzionali, risultano essere inversamente proporzionali all'esposizione dei ragazzi al digitale. Ossia, più i ragazzi sono esposti al digitale come normalmente lo sono, no? Voglio dire, se basta che voi chiediate ai vostri studenti quante ore stai davanti a, quante ore fai, quante ore stai davanti a non Facebook, perché per loro Facebook oramai non esiste, è assolutamente desueto, né tantomeno davanti alla televisione che loro non guardano quasi per niente, ma quante ore di streaming vedi al giorno, quante ore di Instagram navighi al giorno e appunto quindi il dato sarebbe che quanto più i ragazzi sono davanti agli strumenti digitali, tanto inferiore sarebbe il loro livello di comprensione dei testi che gli mettiamo davanti. E questo, diciamo, risulta essere inquietante, per quanto non sorprendente, perché effettivamente il consumo che i ragazzi hanno dei media, degli strumenti digitali, non è un consumo fatto con riflessione e con senso critico, no? Mi ribello sempre regolarmente quando sento colleghi che dicono: ah, vabbè, facciamolo fare a loro, perché quando si tratta di fare cose, diciamo, così in senso ampio, digitali in senso ampio, facciamolo fare ai ragazzi perché i ragazzi sono bravissimi, no? I ragazzi hanno bisogno della nostra guida, hanno bisogno, quindi il nostro ruolo è un ruolo essenziale, perché come educatori noi siamo gli unici in grado di poter fornire ai nostri studenti la chiave di lettura, e quindi diciamo la guida di cui loro hanno bisogno per muoversi all'interno di questa realtà che sta cambiando in modo vertiginosamente veloce. Ecco, quindi da 10 anni a oggi niente più com'era, fra 5 anni sarà tutto diverso un'altra volta. Non è detto che noi ci dobbiamo adattare al cambiamento in modo così veloce, non lo possiamo fare, probabilmente anche non lo vogliamo fare, anagraficamente non ce la facciamo neanche ad essere così veloci, e forse è giusto che sia così. Ma io credo che il ruolo che noi dobbiamo interpretare sia quello della giusta, velocità, e della giusta velocità, che naturalmente significa non, cioè, aiutarli a capire che la realtà che li circonda non è un livello 1, livello 2, livello 3 di videogioco, ma c'è bisogno di un tempo di lettura, magari un tempo di lettura ad alta voce, di un tempo di riflessione e di un tempo fermo e di un tempo di recupero. Ecco, e questo per loro è estremamente difficile da capire. Documento molto importante di cui consiglio la lettura. Un altro strumento interessante è la Dichiarazione di Parigi. La Dichiarazione di Parigi venne adottata nel 2015 dai ministri dell'istruzione europea, in un momento drammatico di attacchi terroristici, come tutti voi ricordate, e in questa dichiarazione si parla di una società coesa, libera, non discriminata ed inclusiva attraverso il potenziamento delle competenze civiche, del pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica. In tutte queste cose c'è un po' di twinning, in tutte queste cose, così come nel Digcomp, e così come nel Students Computer and Learning, c'è cioè un po' di twinning. Un ulteriore riferimento l'ho voluto mettere qui perché questa Emma Mulqueeny è stata, lei è un'inglese, per chi fosse interessato a seguirla, molto interessante, fa delle cose molto interessanti. Vi ho messo qui un link a un video di una sua intervista. Partecipò alla conferenza europea Twinning dell'anno scorso, di 2 anni fa mi sembra, scusate se non sono precisa, e lei dice una cosa molto interessante secondo me, e cioè che
Vi ricordate quando si parlava, e ancora qualcuno ne parla, di questa distinzione fra nativi digitali e immigranti digitali? Cioè, i nativi digitali sarebbero i ragazzi, i ragazzini, e gli immigranti digitali saremmo noi. Ammesso che si possa essere d'accordo o meno, io non entro adesso nel merito, sicuramente è interessante notare come, secondo questa studiosa, che lavora molto sul digitale e i giovani a livello internazionale, lei ci dice che i nati dal 97 in poi sono social native, cioè sono ragazzi che si sono trovati fin da giovanissima età, fin da quando erano piccolini, in un contesto sociale, e questa è una, diciamo, novità senza precedenti. Nascono oltre i confini nazionali, non esistono i confini nazionali, sono cittadini d'Europa, e quando loro si mettono in rapporto, in relazione, e questo Twinning glielo consente, con altri cittadini d'Europa, si trovano a, diciamo, a confrontare, le differenze, le similitudini delle loro culture. Anche questo è Twinning, anche questo è un fatto di incredibile. Di incredibile importanza, quindi non siamo più in una dimensione nazionale o regionale, ma sovranazionale, di confronto e di contrasto, e quindi scusate, di confronto e di similitudine. Quindi anche qui un passo nella direzione dell'apertura all'altro, della comprensione dell'altro. Qui vi ho messo una cosa che, secondo me, insomma, anche un punto di partenza di Twinning, cioè ricordiamoci sempre che noi ci troviamo a lavorare con degli studenti che, abbiamo detto, sono immensamente diversi da noi, immensamente diversi da noi, e che hanno bisogno, non hanno forse bisogno di magie, di applicazioni, di quiz, adesso io qualche giorno che rifletto sull'utilità di alcuni strumenti che vengono, diciamo, di cui si parla a lungo nei corsi sul digitale che si stanno tenendo qua e là, nei corsi per ambito, eccetera, e tipo, faccio per nomino due su tutti, Kahoot e Mentimeter. Insomma, chi fa i twinning li usa da tanto tempo e si diverte con questi strumenti, perché chiaramente questi sono degli strumenti divertenti. Però sicuramente, ecco, l'idea è che i twinning ci offre la possibilità di lavorare seriamente e in modo molto solido su progetti, e quindi poniamo i ragazzi di fronte a dei compiti di realtà, di fronte a dei problemi da risolvere. Quindi in qualche modo forniamo ai ragazzi la possibilità di lavorare in una modalità che sempre più sarà una modalità di lavoro che incontreranno poi un domani. Quindi diciamo che è una questa sicuramente sarà una modalità di un approccio. Gli insegniamo attraverso il training un approccio. Attraverso il PBL, attraverso il Project Based Learning, li avviciniamo ad un approccio di risoluzione dei problemi che è lo stesso che poi si troveranno a affrontare in un futuro. La stessa possibilità di lavorare in gruppo, quindi la possibilità di risolvere anche i problemi di dinamica all'interno del gruppo, no? Tutta una serie di cose. Ecco, su questo è uno spunto di riflessione, ma in realtà, insomma, su questo c'è chi lavora in modo molto più efficace di quanto possa fare io con una slide di 5 secondi. Però ecco, questi fin qui sono, diciamo, spunti. E ritorniamo a eTwinning e la cittadinanza digitale, e vediamo in che modo poi di nuovo eTwinning ritorni sui quattro punti del DigComp, perché eTwinning effettivamente consente un'alfabetizzazione ai media, e quindi vi consente all'interno della piattaforma di inserire molti strumenti digitali che potete utilizzare con il fine che vi siete dati. Quindi dovete realizzare una documentazione video, una documentazione audio,
potete insegnare ai vostri studenti e d'altra parte potete impararlo anche voi come si realizza un podcast, come si realizza un video, che non vuol dire dire agli studenti prendi il telefonino e gira le immagini, perché 9 volte su 10, se voi faceste così, succederebbe che i vostri ragazzi vi danno delle immagini che non hanno un senso, ma non perché non abbiano la capacità o la testa per fare le cose, ma perché per girare un video c'è bisogno di saper girare un video, cioè di cogliere esattamente quello che vogliamo cogliere, quindi c'è bisogno di scrivere una storia, c'è bisogno di fare uno storyboard, c'è bisogno di lavorare sul prima su quello che si vuole ottenere, perché nulla sia casuale e soprattutto nulla sia inutile. Quindi alfabetizzazione digitale per tutti, per i docenti, per gli studenti. Credo che molti di noi che si sono trovati a entrare nei twinning tanti anni fa abbiano cominciato a usare gli strumenti digitali proprio mettendo il naso nei twinning, quindi abbiano cominciato a capire come si caricava un file su una piattaforma, come si potesse girare un piccolo video YouTube, eccetera, eccetera. Le cose sono mille, quindi insomma gli strumenti sono tantissimi. E ripeto, secondo me strumenti possono essere anche un solo strumento, nessuno chiede di... non è necessario partecipare ai twinning essendo dei guru, fra virgolette, del digitale. Meno è più, diciamo, no? Less is more, per cui più ci si spoglia di tutta una serie di orpelli e più si riesce a focalizzare veramente l'obiettivo che si vuole raggiungere. Quando l'obiettivo è chiaro, o quando diventa chiaro via via che si lavora, perché magari all'inizio non è per niente chiaro, tanto più si riesce a cioè, tanto più secondo me è utile lavorare con pochi strumenti ma efficaci. Il secondo elemento, i twinning e sicurezza online, anche questo è uno dei 4 punti di DigiComp. Sicurezza online, certamente. Io apro parentesi, quest'anno è di quest'anno, è recente l'istituzione della figura del referente per il cyberbullismo nelle scuole. Bullismo e cyberbullismo sapete che vanno purtroppo tristemente molto sotto braccio, sono molto legati. Non intendo qui aprire una parentesi sul cyberbullismo, ma sicuramente dietro a tutto questo non ci può essere soltanto la segnalazione dei casi sospetti o dei casi conclamati alla Polizia di Stato. Non può essere solo questo. Chiaramente bisogna che venga effettuata una attenta e veramente attenta e capillare azione di prevenzione. L'azione di prevenzione, credo che non possa esistere migliore azione di prevenzione che non quella della formazione. Formazione sugli studenti, formazione sui docenti, formazione sulle famiglie, sulla comunità che in qualche modo partecipa alla vita della scuola, perché chiaramente, la scuola non può sostituirsi al resto della comunità, diciamo, non può essere esaustiva del ruolo della comunità, però ha un ruolo molto molto importante. E quindi sicurezza online, perché Twinning ci insegna sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista del comportamento online, ci insegna, ci dà una serie di indicazioni molto chiare qual è il comportamento che bisogna avere online e quindi in che modo io posso insegnare ai ragazzi come rapportarsi con l'interlocutore online, c'è differenza fra l'interlocutore dal vivo? Sì, no, e questo credo che sia dei punti di forza, uno degli ennesimi punti di forza di Twinning. Attraverso i Twinning si può davvero insegnare come ci si muove e come ci si comporta online. Ultimo punto, vedo che Alessandro Giorni è con noi e ha alzato la mano, adesso gli do subito la parola per un saluto. La partecipazione alla vita della comunità attraverso l'utilizzo del digitale. La partecipazione vuol dire appunto collaborazione, vuol dire imparare a conoscere l'altro rispettandolo, vuol dire
partecipare a un progetto vuol dire tutta una serie di cose. Tutti questi quattro punti sono assolutamente parte stretta, parte molto stretta e diciamo sostanziale di Twinning. Io darei, se mi consentite, la parola perché lo vedo in linea, Alessandro Giorni, che presento, è un dirigente scolastico, dirigente scolastico dell'Istituto Pier Cironi di Prato, e gli ho chiesto la cortesia di farci un saluto e di intervenire con noi perché è un ambasciatore Twinning, oltre che dirigente, naturalmente, fa parte del nostro progetto. È una delle scuole che fanno parte del nostro progetto, per cui insomma, nei suoi diversi ruoli, gli ho chiesto la cortesia di essere con noi almeno per un attimo. Lo ringrazio. Ale, credo che tu possa autoattivarti il microfono perché ti ho reso relatore. Quindi, se tu riesci ad Buonasera attivare. Eccoci, è attivato il microfono. grazie del Passo la parola ad tempo Alessandro Giorni, lo saluto di e lo ringrazio di essere partecipare qui fra bene noi. A all'informativa te, Ale. sul CLIL e sul Twinning di cui stava parlando appunto Simona. Chiederei a Simona se vuole farmi, nei 5 minuti che purtroppo posso stare con voi, qualche domanda puntuale, così eventualmente do qualche risposta. Penso che anche nell'incontro precedente siano emerse delle domande che forse possono essere spunto per questi 5 minuti di confronto. Dimmi pure, Simona. Sì, dunque, innanzitutto io ti chiederei di raccontarci che cosa significa per te essere un dirigente che al tempo stesso è un ambasciatore Twinning, quindi è testimone e, come dicevo, il preside Giorni è stato ed è tuttora ambasciatore fin dagli inizi di Twinning, ancora prima di diventare dirigente. Lui era un docente di lingua tedesca. Ha partecipato ed è, diciamo, se mi consenti, una delle vecchie guardie in senso non anagrafico, ma così di esperienza. Quindi vorrei capire che cosa significa per te, per la tua scuola e Twinning, e in che modo e quanto tu ritieni che possa essere e debba essere Allora, sì, grazie implementato Simona per la all'interno domanda delle che è scuole, anche abbastanza ampia, ma nell'ottica che delle cerco di Twinning ricondurre a School, due o che tre sono una novità abbastanza punti. recente. Il primo punto è il paleo ambasciatore, ovvero l'ambasciatore della vecchia guardia, come hai detto tu. Sì, ambasciatore Twinning dal 2008, credo, e comunque utente attivo dal 2005. Quindi sicuramente in eTwinning ci credo. L'abbinamento dirigente scolastico, utente Twinning, in questo momento, anzi in questi ultimi 6 anni, più che utente direi proprio ambasciatore, in quanto portavoce e portabandiera del potenziale che la metodologia eTwinning può portare alle scuole, è significativo dal punto di vista dell'impianto strategico che si può dare ad una scuola, laddove i progetti Twinning possono entrare. E poi ci entrano effettivamente, non è solo un potenziale teorico nella didattica, e fanno venire fuori quegli aspetti che un po' tutti forse auspichiamo e che sentiamo anche citare come classe capovolta, come attività di apprendimento cooperativo, come occasione di sviluppo delle competenze digitali, di cui vedo in questa schermata una sintesi in base al DigiComp e altro ancora che non tratteggio ora perché sarebbe lungo e non è nemmeno il mio compito. Però ecco appunto il dirigente in generale, il dirigente ambasciatore Twinning o comunque il dirigente che crede nel Twinning sicuramente ha delle leve per poter favorire il proprio corpo docente, quindi il proprio collegio docenti, laddove ci sia appunto la risposta e la volontà di farsi promotore di attività dentro la scuola, attività che la scuola può portare anche al territorio, per esempio inserendo nel contratto integrativo delle agevolazioni per i permessi per andare a fare formazione, partecipare a eventi Twinning, piuttosto che in caso di come dire, attività che qualificano la didattica tramite Twinning, anche di riconoscere qualche cosa nel contratto integrativo o eventualmente con il fondo per il merito. Quindi
L'argomento è molto ampio e ovviamente in pochi minuti si sintetizza solo a grandi pennellate. Ti rilascio la parola. Sì, Ale, ti volevo chiedere la cortesia se puoi di alzare un pochino l'audio, se si può, altrimenti inviterei i colleghi ad alzare anche il vostro. Sì, leggo Bruna che dice che il suo audio è basso, ma diciamo che possiamo provare a compensare alzando il nostro e si sente, insomma, siamo, il Padre dei Giorni ci sta, è in collegamento con noi. In viaggio, per cui cerchiamo di fare il massimo possibile, quindi cerchiamo di ascoltare così com'è, se ci riusciamo. E volevo sapere dal preside giorni, da Alessandro, scusa, io ondeggio fra il tu e il voi, diciamo, ma perché fra noi c'è un'amicizia di ormai lunga data, per cui mi è difficile chiamarti preside giorni, ma tant'è. E vorrei sapere quali sono le tue, come dirigente, perché insomma tu hai una scuola con insomma, se non sbaglio, anche due, se non mi ricordo male, e vorrei sapere in che modo tu diciamo sei sostenitore dei tuoi docenti e twinning, in che modo, perché tu dicevi una cosa molto giusta, cioè cerchiamo di, si vorrebbe pensare di sostenerli in qualche modo nella loro partecipazione alla formazione. Questo è anche un tasto piuttosto dolente per alcuni di noi che non sono sempre, non trovano sempre davanti un dirigente o una dirigente che lo sostengano in questo modo. Ma in che modo tu sei sostenitore dei tuoi docenti twinning e perché soprattutto quali sono i motivi per cui secondo te appunto Allora, twinning è sì, alzo qualcosa anche il che volume, dà vediamo, mi sentite da meglio? Me lo spessore, scrivete non nella solo lo chat se mi sentite spessore della tua meglio? scuola o le tue L'ho alzato, scuole. l'ho abbassato, perfetto. Allora, in che modo sono sostenitore di docenti? Ovviamente c'è un sostegno di motivazione che sta al di là di ogni normativa scritta o non scritta, e questo però penso sia più una prerogativa personale che non del dirigente, quindi il mio carattere e la mia esperienza di eTwinner che mi porta a motivare. Come dirigente ovviamente uno dei primi passaggi è stato inserire nel POF, allora era annuale, e poi nel POF triennale, comunque eTwinning come concetto fondante di una parte del POF stesso. E quindi parlarne, riparlarne, continuare a parlarne, ricordare che c'è questa possibilità, parlarne anche con le famiglie, motivare gli insegnanti a documentarsi, offrire in modo diretto e indiretto elementi per leggere che cosa è twinning e poi anche spiegare su domande specifiche come muoversi per poter trovare, intanto per registrarsi al twinning, al sito, al portale e poi anche trovare partner, come gestire i rapporti con le famiglie, tutta una serie di cose che chiunque lavora con eTwinning da almeno un anno sa abbastanza bene. Il dirigente questo lo può fare A se ci crede, sì, B sicuramente se decide che lo vuol fare perché gli strumenti esistono. Quindi il primo passo è mettere eTwinning nel POF. Se non c'è, secondo me si parte come un'anatra zoppa. Poi, come dicevo prima, ci sono degli articoli del contratto ancora in vigore e credo che anche nel contratto che verrà con la nuova sottoscrizione, con la proposta che è uscita qualche settimana fa, non cambierà molto, dove si può permettere, con permessi di formazione, di andare alle persone appunto a partecipare a eventi vari. Non sono permessi fiume, quindi non è che ce ne sono a decine e decine di giorni di permesso, però mettendo nel POF eTwinning, evidentemente si dà una priorità. Se nel POF eTwinning non c'è, anche nel contratto integrativo i permessi di questo tipo vengono dirottati su altre azioni, su altre persone, diciamo così. E perché eTwinning fa qualità? Ma io lo posso testimoniare ora in modo molto narrativo e poco scientifico. Poi, anche perché sono appunto fermo in autostrada, mi sono fermato, non slide, non niente, però oggettivamente parlando, da quando gli insegnanti fanno i twinning nella mia scuola, ovviamente non tutti fanno i twinning, lo dico subito per evitare equivoci, ma
da quando una serie di insegnanti fa i twinning, comunque nei consigli di classe, nei team degli insegnanti, parlo quindi di scuola del primo grado e primaria, comunque si parla in modo diverso, si fa un raffronto diverso anche sulle competenze che comunque la scuola deve certificare, quindi qualifica comunque perché c'è ricerca, ci sono motori di curiosità accesi che comunque seguono un canale comune che non è uniformante ma che permette di sviluppare anche peculiarità professionali specifiche. Un insegnante di lingua francese della mia scuola, addirittura grazie all'esperienza con i Twinning e poi con Erasmus, il progetto Erasmus in cui siamo in rete, di cui parlava prima Simona Bernabei, ha sviluppato così tante competenze professionali che ha gestito e vinto un progetto PON proprio sulle lingue straniere. Giusto per dire un motivo per cui si può fare Twinning. Si potrebbe obiettare, sì, ma ci si arriva anche con altri canali, sì, ma ci si arriva anche con tempi diversi, per carità, certo, però io in questo caso rilevo che senza trovare un nesso causale strettamente necessario fra e-twinning e questa qualificazione professionale, rilevo che in questi casi è avvenuto, quindi può portare anche a questi effetti positivi. Ti rilascio la parola per un'ultima domanda, Simone, perché poi devo di nuovo ripartire. Ok, io ora intanto grazie perché cioè, il tuo doppio punto di vista è veramente, veramente molto interessante. E dunque, diciamo, un'altra cosa che volevo chiederti è, secondo te, se dal punto di vista e questo te lo chiedo sia come dirigente, che come docente, quindi sempre nella tua doppia prospettiva, se il lavoro in e-twinning, proprio assolutamente la nostra attività professionale di docenti, se cambia il fatto di farlo in un progetto e-twinning rispetto al non progetto e-twinning, ossia se il fatto di lavorare all'interno di un progetto e-twinning Dunque, la domanda ha alcune affrontare, biforcazioni. approcciare non Colgo solo il quella che mi è nostro più lavoro, ma congeniale, perché anche poi il i tempo nostri utenti, purtroppo è cioè i ragazzi in un tiranno. modo diverso. Dunque, fare l'esperienza di strutturare un progetto Materiale. Twinning tramite gli strumenti del portale e quindi partire alla ricerca di un partner o più di un partner o essere cercati da un partner, strutturare il progetto con colleghi in lingua straniera, che è sicuramente una lingua veicolare non madre per chi partecipa o per la maggior parte dei partecipanti al progetto, già quello fornisce una strutturazione che diciamo, non è che manchi nella scuola, ma che sicuramente da un punto di vista offre un punto di vista terzo su come si struttura un progetto, quindi dei parametri, dei canoni, degli standard che a volte nel lavorare quotidiano della scuola, che ha molte impellenze, perché ovviamente poi gli alunni richiedono tante energie, può sfuggire. Quindi mettersi a fare anche un piccolo progetto, anche di un solo mese con e-twinning, vuol dire rimettersi lì e ripensare a cosa stiamo facendo, dove vogliamo andare, come ci vogliamo arrivare, come vogliamo documentare quel percorso. E questo secondo me sicuramente qualifica. Nella mia esperienza, gli alunni che quando io ero insegnante che hanno partecipato ad attività twinning erano estremamente molto contenti e lo dico perché io spesso lo facevo in attività che poi sforavano anche in pomeriggio, spesso anche non pagate, ma questa era una mia scelta, e però era un piacere vedere alunni, ripeto, io insegnavo tedesco, l'ha detto Simona poco fa, e vedere che venivano a fare una materia che normalmente veniva vista come ostica, e questo anche perché c'era il twinning, poi probabilmente anche perché gli piaceva il tedesco, non tutti venivano, è ovvio, però molti si rimotivavano anche a questa cosa. E anche gli alunni degli insegnanti che attualmente fanno i progetti twinning, poi mediamente sono quelli che si iscrivono anche alle certificazioni linguistiche, anche in seconda media, per esempio, già fanno certificazioni di seconda lingua e ottengono anche dei buoni risultati, anche delle menzioni positive dagli enti certificatori esterni. Per
Questo è solo uno dei tanti elementi che mi viene in mente, poi potrei citare il clima di lavoro dei gruppi che lavorano con i twinning, ma queste sono cose che richiedono più tempo e magari, lo so, ci sarà un altro evento, un altro webinar in cui poterci più diffusamente soffermare. Io ti ripasso la parola, Simona, e se non hai altre domande, poi saluterei. Allora, io ne avrei altre 10, come dicevi tu, ci sarà sicuramente modo di rincontrarsi anche in un prossimo webinar. Davvero ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai dedicato e soprattutto della location da cui ci hai dedicato il tuo tempo, perché insomma siamo riusciti a fare questo collegamento dall'autostrada e quindi. Grazie davvero ad Alessandro Giorni, ricordo appunto ambasciatore training e dirigente dell'Istituto Pier Cironi di Prato, e gli do appuntamento a una prossima volta e con grande piacere e davvero grazie di cuore e a presto. Passo la parola se vuoi salutare. Vedo anche Monica, vedo anche Cinzia, forse Alessandro è andato via o forse non riesce a collegarsi. Io comunque, Ale, se ci sei vuoi dire qualcosa, siamo qui, altrimenti io continuerei, visto che sono le 18 e 6, sono le 18, insomma, sono le 6 e 5. Grazie davvero, devo dire, io speravo che Giorni riuscisse a intervenire perché ha una prospettiva secondo me molto interessante, che è quella non solo. Vi chiederei la cortesia di non girare le slide perché altrimenti ecco, per cortesia lasciatele dove sono. Dicevo, mi è sembrato davvero molto interessante, mi è sempre sembrato stimolante il confronto con Alessandro, non soltanto perché è un amico, ma perché appunto questa doppia veste sicuramente consente, secondo me, il cambio di prospettiva consente sempre una profondità di analisi e uno sguardo d'insieme che delle volte ci manca, non perché non siamo presidi e docenti, ma perché spesso ci infiliamo nelle cose un po' da vicino, no? Invece l'ampliamento della prospettiva, secondo me, è sempre una fonte di confronto e di riflessione molto, molto interessante. Quindi ecco, in una parola per sintetizzare, direi chi fa i twinning può comunque fare una serie di passi, quindi l'inserimento di twinning nel POF o nel TOF, che dir si voglia, e il coinvolgimento del consiglio di classe, il coinvolgimento delle famiglie, non solo quindi degli studenti, perché questa è un'azione che ha degli effetti molto positivi e da tanti punti di vista, e che tra l'altro alle famiglie piace molto, perché comunque le famiglie si rendono perfettamente conto del fatto che la scuola, quando offre delle opportunità di internazionalizzazione, è una scuola che effettivamente ha una marcia in più rispetto a chi invece non lo fa. Io andrei avanti con ditemi se. Vedo che insomma tutto procede, tutto va avanti. Ringrazio nel frattempo Luisella perché vi sta aiutando tantissimo in chat con i problemi tecnici. Quindi insomma ringrazio Daniela, ovviamente che adesso per ora è in silenzio, ma ringrazio tantissimo anche la Luisella che ci sta aiutando con la chat. Questa slide entra nel merito di un evento che quest'anno è particolarmente rilevante, cioè e si lega al twinning moltissimo per varie ragioni ed è allo stesso tempo una segnalazione per voi che siete qui. Come sapete, quest'anno è l'anno europeo del patrimonio culturale e tutti ci sono una serie di eventi che sono organizzati a livello di Commissione europea e quindi anche a livello di Twinning. E Twinning in particolare tutti gli anni
fa una campagna di primavera e quest'anno è molto divertente. Se voi avete per venire nel nostro webinar, per accedere al webinar, avete fatto accesso al vostro Twinning Live, avete visto che c'è un riquadro con un fumetto e da quel riquadro lì, cliccando su quel riquadro lì, si parte per una caccia al tesoro, per una specie di quest che potete fare con le vostre classi, ha a che vedere con il patrimonio culturale, è molto carina, avete tempo fino all'8 maggio per farla, per rispondere a questa serie di quesiti con le vostre classi. I quesiti sono, diciamo, come target hanno i ragazzi fino ai 12 anni e dai 16 in poi, quindi potete anche sulla base dell'età dei vostri studenti trovare dei quesiti di tipo diverso e potete appunto, in palio, diciamo, ci sono dei premi per chi completerà la caccia al tesoro, diciamo, rapidamente, nel senso in tempo utile e il prima possibile. C'è quest'anno anche un premio Twinning per il patrimonio culturale che è riservato ai progetti che si occupano specificamente del tema del patrimonio culturale e i docenti vincitori saranno premiati in occasione di una celebrazione speciale che avverrà durante un evento a cura della presidenza austriaca dell'Unione Europea, che è programmato per dicembre 2018. Inoltre, appunto, vedete, vi ho riportato un link, che è un link che riporta una sezione specifica del sito erasmusplus.it, dedicata in particolare al patrimonio culturale, quindi alle risorse dedicate ai docenti. Inoltre, messa per ultima, ma non ultima, perché è un'iniziativa veramente molto carina, molto interessante, forse qualcuno di voi ha ricevuto in questi giorni notizia da European School Net Academy di un MOOC dedicato all'apprendimento nei musei. Cos'è un MOOC? Forse lo sapete, comunque. I MOOC sono i Massive Online Open Courses, quindi sono dei corsi online, ma vengono definiti massive perché sono in genere raggiunti da decine di migliaia di utenti. E European School Net Academy è in particolare scusate, vi chiedo davvero la cortesia di non muovere le slide perché sennò chi cerca di leggere ha difficoltà nel farlo. Quindi, per favore, non muovete il cursore, grazie. Dicevo, European School Net Academy è un'istituzione culturale che fa formazione della European School Net. European School Net è il consorzio di ministeri dell'istruzione dei paesi dell'Unione. E in particolare European School Net Academy si occupa di organizzare moltissimi corsi online che sono tutti quanti gratuiti e accessibili in modo veramente molto semplice, perché basta cercare European School Net Academy e troverete, farete un vostro profilo di accesso semplicissimo come se accedeste a Facebook e trovate tutta una serie di percorsi di formazione. Questo in particolare, che è iniziato il 19, ma la cui iscrizione è aperta anche in questi giorni, quindi se qualcuno volesse partecipare e seguire questo MOOC, che è dedicato in particolare all'apprendimento, quindi in che modo si può apprendere visitando i musei, lavorando appunto, non lavorando nei musei come dipendente dei musei, ma insomma in che modo si possono utilizzare i musei per l'apprendimento. Oltre a questo ce ne sono tanti altri, dicevo, percorsi naturalmente per questo sì, la lingua di lavoro è l'inglese, ma ce ne sono tanti altri in altre lingue dedicati a tantissime discipline, mi vengono in mente percorsi sulle materie STEM, sulle materie STEAM, percorsi più di carattere metodologico. Ce ne sono veramente tanti, quindi ecco, il catalogo è notevole, è molto ricco, vi invito a sfogliarlo perché ci sono delle offerte di qualità molto ben fatte,
Per esempio l'anno scorso ce n'è stato uno che sta replicando quest'anno sulla sicurezza in internet, che è veramente ben fatto, è fatto dai safety. E io stessa, insomma, mi trovo quando ho modo, anche sacrificando un po' del mio tempo libero su queste opportunità, perché sono veramente ben strutturati e rilasciano ovviamente un certificato alla fine, sono appunto gratuiti e gestiti e condotti da professionisti che per lo più sono colleghi come noi, specialisti. O comunque questi corsi sono anche organizzati da personale di European School Net, che è ricco di, non so per dirne una, European School Net, c'è anche Future Labs, quindi ci sono insomma veramente delle personalità di grande interesse, quindi ve li consiglio e in particolare vi consiglio questo. Il lavoro che c'è da fare su questi MOOC è un lavoro di qualche ora a settimana. Si possono seguire, così come questo nostro webinar, in differita, e si possono anche fare i task, le attività in differita, quindi sono insomma molto fattibili. A questo punto arriviamo all'attività che abbiamo pensato per voi per completare la frequenza di questo webinar e Twinning Made Easy. E diciamo che l'attività che abbiamo pensato è un'attività di progettazione. Adesso io cercherò di di condividere con voi. Aspettate, dunque. Cercherò di condividere con voi lo schermo. Un attimo, ecco, dovreste vedere lo schermo, quindi questo è il foglio, il Google Doc che poi adesso condivideremo, il cui link condivideremo con voi. Comunque per qualsiasi problema poi scrivetemi e vi manderò di nuovo il link. Fondamentalmente l'attività che ho pensato per voi è questa, ossia là vedete che ci sono vari step. Vi chiedo di ideare una proposta di progetto, il progetto possibilmente interdisciplinare, in verticale, che comprenda almeno un partner italiano e uno straniero fra paesi twinning. Diciamo che vi chiederei di lavorare a coppie con un collega del progetto Team for Clil, quindi potrete lavorare a distanza. Quindi sarete voi due partner italiani oppure uno dei due con un ipotetico partner straniero, perché no? Se poi vi venisse in mente un partner straniero in carne ed ossa, ancora meglio, ma insomma diciamo che questo è ancora a livello di idea di progetto. Per avere un'idea di come strutturare l'ossatura di un progetto twinning, vi invito a scaricare e utilizzare la scheda di progetto che trovate al link, vedete questo sottostante, che è la scheda di progetto eTwinning, né più né meno di tutte le indicazioni che vi servono, ed è questa nello specifico, tutte le indicazioni che vi servono e vi sono richieste al momento che fate un progetto eTwinning. C'è qualcuno che mi dice che non sente bene, io sono al massimo dell'audio, lo alzo ancora di più, ora sono a 100, quindi dovreste sentirmi bene. E ritorniamo all'attività. Quindi voi dovete ideare una proposta di progetto. Cerchiamo di lavorare, sfruttare al massimo tutte le potenzialità che abbiamo all'interno del nostro Team for Clil. Quindi abbiamo docenti di materie diverse, docenti di ordini di scuola diversi, e docenti che lavorano con lingue straniere diverse. Quindi sfruttiamo questa cosa per dare vita a un'esperienza di confronto interessante. Questa proposta, che deve essere una proposta sintetica, tenete presente che non c'è nelle mie intenzioni l'idea di farvi lavorare per chissà quanto tempo, però create una scheda di progetto sulla falsariga della scheda che io vi ho legato
a quel link che vi ho fatto appena vedere. Trasferite la vostra, una volta che avete fatto il vostro lavoro con il vostro collega o più colleghi, trasferite la vostra proposta in un file in formato Word, indicando chiaramente nel nome del file i vostri cognomi, il titolo del progetto, il grado di scuola. Chiaramente vi chiederei anche di inserire una breve introduzione su chi siete voi, nel senso non presentarvi voi, ma dirmi nella scheda di progetto il vostro nome, la disciplina che insegnate, la scuola a cui appartenete, per cui lavorate. Insomma, due o tre coordinate che mi servono per capire chi siete e per rendermi conto più che altro, insomma, non è che debba capire chi siete, ma per rendermi conto del tipo di attività che svolgete normalmente. E vi chiedo la cortesia di salvare un file che non sia progetto.doc, ma che sia Mario Rossi e Giovanna Verdi e possibilmente un nome di progetto che sarebbe anche molto carino, il titolo del vostro futuro progetto. Dopodiché, fatto questo, caricate il file nella cartella che si chiama eTwinning Made Easy, attività di follow up, che è già pronta nel TwinSpace Team for CLIL. Quindi, una volta che voi avete fatto il passo 1 e il passo 2, il passo 3 è quello di aprirvi la cartella Team for CLIL, scusate, aprirvi il TwinSpace Team for CLIL che è all'interno del progetto Team for CLIL, chiaramente, cercarvi la cartella eTwinning Made Easy attività di follow up e caricarla là dentro. Indicativamente avete tempo fino al 30 di aprile, quindi insomma un bel po' di tempo. Chiaramente nessuno mette voti e nessuno corregge, ma si tratta più che altro di darvi l'opportunità di riflettere su quello che abbiamo detto e su anche un po' fare il punto della vostra conoscenza di twinning, cioè fare un po' di palestra sui twinning per vedere insomma come funziona, ok? Quindi io ritornerei al nostro schermo e adesso dovreste vedere. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi ulteriore questione rispetto a questa attività, io sono a disposizione. Naturalmente, adesso metterò anche il mio indirizzo di posta elettronica e il link al file, credo che l'abbia già condiviso la Luisella Mori. Interessante, secondo me, ecco, metterei l'accento soprattutto su questo aspetto della collaborazione. Quindi vi prego di non produrre un lavoro da soli, ma di produrlo insieme, se siete in due o tre, se siete in due, come preferite, insomma, su questo non ci sono assolutamente vincoli. Se volete, potete anche utilizzare la bacheca del Team for CLIL, del nostro progetto, per lanciare proposte ai vostri colleghi, quindi perché non è detto che tutti ci conosciamo e tutti sappiamo e abbiamo, diciamo, già in mente un partner, no, per questa attività, però ormai ci siamo incontrati almeno una volta, se non due, qualcuno di noi già si conoscerà sicuramente, ma se ciò non fosse, insomma, se A e B non fossero dei piani efficaci, utilizzate pure lo spazio del nostro progetto Team for CLIL